Vedremo come procedere per la sostituzione degli iniettori GPL su una Fiat Idea 1004. In questo caso sono tra il basamento motore e il parafiamma lato passeggero, molto vicino all'alternatore. Per prima cosa chiudo il rubinetto sulla bombola in uscita del gas, avvio il motore come sempre a benzina, lo faccio passare al GPL e aspetto che si consumi il GPL presente nell'impianto. E me ne accorgo quando commuta automaticamente a benzina. Sgancio il polo negativo della batteria. Quindi da sotto l'auto inizio a smontare i vecchi iniettori. Sgancio il connettore del sensore di pressione svincolando la linguetta in plastica gialla. Svincolo la molla di tenuta dal connettore e lo sgancio dal primo iniettore. Questa operazione è da ripetere ovviamente per i rimanenti tre iniettori. È fondamentale numerare i cavi in modo da rimontarli nella posizione corretta. Nel mio caso, fortunatamente, sono già numerati. Con un giravita taglio sgancio la fascetta di tenuta del raccordo in gomma di mandata del GPL. Con chiave da 10 svito i due dadi di fissaggio iniettori alla staffa. Su uno dei due fissaggi c'è un supporto in plastica su cui è bloccato il cablaggio con fascetta. Sgancio le fascette di tenuta dei quattro raccordi in gomma che portano GPL in uscita dagli iniettori al collettore di aspirazione. Con un giravita a taglio sfilo i quattro raccordi in gomma. Sfilo il raccordo in gomma principale di mandata del GPL agli iniettori. Ecco gli iniettori guasti. Questo è il sensore di pressione che andrò a recuperare per montarlo sui nuovi iniettori. In questo caso è bene approfittarne per sostituire l'O-ring mettendone uno appropriato. Ed ecco gli iniettori nuovi compatibili. Nella confezione troviamo i quattro connettori adattatori per poterli collegare a quelli su vettura senza problemi. Sul lato tolgo la vite che fa da tappo ed inserisco l'adattatore per poter fissare così il sensore di pressione recuperato dai vecchi iniettori. Scelgo la posizione più adatta alle mie esigenze. Avvito i due gommini distanziali di fissaggio che smorzano le vibrazioni. Siccome l'interasse tra i due fori di fissaggio degli iniettori vecchi è diverso da quello degli iniettori nuovi, è necessario quindi smontare la staffa dal basamento, svitando i due dadi da 13, fare un nuovo foro sulla staffa e fissare così i nuovi iniettori. Ecco il foro nuovo. Come si può vedere, ho aggiunto una staffa per poter ancorare con una fascetta il cablaggio dei connettori. Ora li possiamo fissare sul basamento motore. Inserisco le fascette nuove a vite sui raccordi in gomma, infilo tutti i raccordi in gomma rispettandone la posizione e stringo le fascette. Blocco la fascetta di tenuta cablaggio su staffa. Ora posso fissare la staffa di tenuta iniettori al motore con le due viti da 13. Aggancio i connettori agli adattatori chiudendo la molletta antisgancio.
e rispettandone la posizione li inserisco nel rail iniettori, tutti e quattro. Inserisco il connettore al sensore di pressione con la linguetta gialla antisgancio. Fascetto i cavi in modo che stiano fermi e che non vadano ad urtare organi in movimento. Se vi è piaciuto il video mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao, alla prossima!